Siamo all'aperitivo con i blogger più alla moda di Milano e non solo. Chiediamo direttamente a loro qual è il requisito essenziale per diventare social fashionisti. Chi è il social fashionista innanzitutto? Allora, il social fashionista sono delle persone che sono attente, sono più attente che le altre nel mercato, sono attente soprattutto alle nuove tendenze e riescono a postare sulla web, sul loro blog, sul loro sito, prima di tutte le altre, le nuove tendenze della moda o del lifestyle. Quindi influenzando spesso anche i giornalisti della carta stampata. Per te che sei giornalista, che cos'è la moda? Beh, sicuramente ricerca, innovazione e la passione per vestirsi, questo sicuro. E da quanto ti occupi di moda? Da 2 anni, 2 anni online, quindi è comunque legato all'online. Ma in particolar modo di insomma quali settori? Moda prêt-à-porter? Tutto, principalmente una rubrica sui nuovi designer e quindi faccio scouting per varie settimane della moda, non solo italiane ma soprattutto estere, per cercare nuove tendenze. Quante ore passi ad aggiornare il tuo blog sulla moda? Parecchie, diciamo, se si vuole fare una cosa fatta bene parecchie, perché c'è una parte di ricerca, poi la parte dove si scrive, una parte dove si contattano le persone, insomma un minimo 2 ore al giorno. Blog Flamboyant che è, insomma, è seguitissimo, quanti lettori al giorno? Non te lo dirò mai quanti lettori abbiamo al giorno. Pochi, però abbiamo un indice di gradimento altissimo. E quanti stilisti ti hanno contattato? Ma mi ha contattato Jeremy Scott e per me basta lui. Abbiamo 2 blogger straniere. Where do you come from? I come from Miami and my blog is she'sachameleon.com. And one word for a social fashionista, I would say a fashion facilitator. You know, I'm not a creator, so I help communicate fashion to other people who don't know. So.